Appena 3 i turni giocati in Serie C ed è già tempo di numeri e statistiche. Spulciando al di fuori del girone meridionale, negli altri due la situazione attualmente è la seguente. Il girone A vede due squadre a punteggio pieno, il Padova di mister Andreoletti e la sorpresa Renate, che ha strappato 3 vittorie di corto muso nelle prime 3 di campionato. Seguono a 6 punti Pro Vercelli e Caldiero Terme, a 5 la Giana Erminio, il Vicenza e il Lecco. 4 punti per Atalanta Under 23, Clodiense, Alcione, Virtus Verone e Lumezzane. Una sola squadra a 3 punti, l'ambiziosa Triestina, che dopo la vittoria nella prima di campionato ha subito 2 sconfitte consecutive. 2 i punti per Albino Leffe, Pro Patria, Feralpisalò e Trento, mentre un solo punto per Pergolettese, Arzignano e Novara, con la squadra piemontese ancora a secco di gol. Scendendo un po' più a sud troviamo una situazione diversa nel girone B, attualmente la Virtus Entella l'unica squadra a punteggio pieno al comando della classifica, 7 i punti per Pescara e Gubbio, altre 2 imbattute del girone con la squadra umbra che vanta ancora la porta inviolata, seguono poi il Pontedera e la Vis Pesaro a quota 6 punti, mentre 5 sono i punti realizzati dalle altre 2 imbattute del girone Carpi e Pineto, a 4 punti troviamo Torres, Perugia, Pianese, Ascoli, Lucchese e Ternana, la squadra sarda però ha una partita in meno rispetto alle altre da recuperare nel turno infrasettimanale del 18 settembre contro il Milan Futuro. 3 i punti per il Campobasso di mister Piero Braia e l'Arezzo, un solo punto per Milan Futuro, Rimini e Sestri Levante, 0 per il Legnago, unica squadra insieme al team Altamura nei 3 gironi di C ancora a secco. Chiude la classifica la SPAL, ultima a meno 2 causa penalizzazione, con un solo punto strappato nella prima di campionato contro l'Ascoli.